Ciao ragazzi, eccoci di nuovo qui con Train Simulator 2014 Steam Edition. Ok, ci siamo. La prima puntata che ho fatto è andata veramente male. Ho ricevuto le peggior critiche del mondo dicendomi: ma tu devi sentire guardare i tutorial! Dove cazzo è il tutorial? Devi cercartelo su internet! Eh sì, e sti cazzi! Cioè, un gioco deve averci i tutorial, non che devo andare a cercare io a destra e a sinistra, al cazzo anche. Però il tutorial li avevo fatti, questi tutorial qui. Cioè, questi qua, io li ho fatti tutti, tranne questo? Boh, non so perché non me l'ha dato, l'avevo fatto. Comunque, tranne questo che io ho fatto, però non me l'ha dato, io l'avevo fatto i tutorial, quindi è stranissimo. Quindi, boh, non saprei. Allora, andiamo qui, carriera, prendiamo di nuovo questo. No, non era questo l'altra volta, era questo. There and back again. CS non so cosa vuol dire, però c'è scritto CS. Con la Class 395 EMU, macchina che io non conosco, ovviamente. Macchina intesa come macchina ferroviaria, come treno comunque. Facciamo questa cosa qui. Oh, ci devi fare questa. Durerà 45 minuti, non ci credo. Per me faremo qualche errore prima. Quel che ho capito è che devo guardare, io non mi ricordo più neanche i tasti, vabbè, ma i tasti verranno poi da soli. Io non mi ricordo, cioè devo guardare dentro la macchina e completamente fregarmene dell'indicazione, perché secondo me funziona così questa macchina. Perché come ho detto l'altra volta, c'era scritto 140, eravamo sotto 140, però poi sulla macchina lampeggiava, flashava, da quel che ho letto. Quelli sono i limiti, cioè 140 è il limite della linea. Gli altri limiti, che poi alcuni sono in miglia, alcuni sono in sto cazzo. Comunque, com'è che si faceva? Ok, giriamo. Allora, per prima cosa, mi sono scordato, cazzo. Direction lever, vabbè. Chi se ne frega, chi se ne frega, chi se ne frega, ok. Devo accendere le luci, le avevo accese. Ok, ci sono le luci. Almeno abbiamo le luci, e già questa è la cosa. Mi avete detto che devo mettere la marcia avanti. Come si metterà la marcia avanti? Non lo so. Vabbè, io l'ho premuto. Oh, cazzo! Non iniziare. Allora, iniziamo a mettere forward. Ok. Fai salire le persone, che non mi ricordo mai com'è che si fa a salire le persone. Stai calmo. Fai salire le persone. Fai salire le persone di qua. Ok. Carichiamo e scarichiamoli. Di qua cosa succede? Ah no, di questo non funziona. Dobbiamo guardare qua. Io direi che siamo già pronti. Stanno caricando tutti. Guardiamoci un po' intorno. Lì ci sono i freni. Quello non so cosa sia. Fammi un po' vedere da più vicino. Master key on. Ok, credo sia on. Questo è forward. Sì, l'ho messo avanti. Perfetto. Tutto il resto noi ce ne freghiamo. Ok, guardiamoci qua. Noi controlleremo solo questa parte qui, perché questo qui è il limite di linea che non corrisponde col limite. Non l'ho capito manco io. Cioè, non si capisce niente sto gioco. Vabbè, comunque facciamocelo. Io vi ricordo che gioco con il controller, questo qui, dell'Xbox. Ovviamente. Tanto da prendere quello nuovo e giocarci col filo non mi cambia niente. Anche se sono intenzionato a prendere quello dell'Xbox 690, sì. 550, 230, diciamo i numeri così. Dell'Xbox One, perché mi sembra più preciso, più sensibile, quando fate un movimento lo registra meglio, secondo me. Ovviamente avendo dei meccanismi nuovi, più all'avanguardia. Ma non lo so comunque, adesso vediamo. Ok, andiamo. Quindi acceleriamo, vediamo se va. P1 sta andando. Ok, mettiamo anche P2. Tanto dopo che va P3 e P4. Perfetto, così partiamo più velocemente. Ci siamo. Mi sembra che stiamo andando bene. Ricordiamoci di arrivare lì a 50. Non guardiamoci i cartelli perché tanto chi se ne frega. Aspetta, ok. 28, qua devo andare a 80, ci sono. Quindi guardiamo 80. Noi guardiamo solo dentro, non guardiamo quello in basso. Uno ha scritto 80, uno c'è scritto 50. E sti cazzi, almeno a farli uguali i numeri. Ok, freno un po', freno un po'. B minimo, proprio per frenare un attimo. Freniamo un altro po', 33%. Eccesso di velocità, sti cazzi. 78, 78, B minimo, così, 77. 77 va bene, eh. Mettiamo la 0 così scivola un po'. 75, andiamo più 1. 76. 77, già ho preso meno 4 di penalità, guarda un po' te.
Cioè, non è che hanno fatto chissà che cosa. Mettiamoci un po' di freno. 80, 40 di freno, 30, 25. Qua sto giocando sempre con questi tastini qua. Perché regolo l'unica levetta che c'è da regolare in questo gioco. No, aspetta. Non c'è un freno separato dall'acceleratore. Alcuni treni hanno il freno separato dall'acceleratore. Quindi qua devo andare a 100. Aspetta, che devo andare a 100. Ok, più uno. Posso andare a 100? Andiamo a 100. Non guardiamo quello in basso, ovviamente. 2,25, ok, qua possiamo accelerare al massimo. Peraltro io mi ricordo che potevo. No, così però non capisco un cazzo. No, no, io voglio vedere le levette. Qua possiamo andare a 2,25, quindi diamoci tutto il gas che possiamo, insomma, chi se ne frega. Vai, vai, accelera con sto cazzo di trenino di merda. Ricordiamoci che poi dobbiamo anche frenare. Quindi io sto guardando le lettere verdi che ci sono là sul cruscotto. Non guardo nient'altro, non guardo. Anche perché da quel che ho capito, verde vuol dire vabbè, vai al massimo della linea. Poi c'è il bianco che lampeggia che ti dice devi rallentare perché al prossimo step prenderai questa velocità qui, devi mantenere questa velocità qui, quindi bisogna. Cioè, è un casino, è un casino, è un casino. Ogni volta che lampeggia vuol dire che al prossimo semaforo cambia. Da quello che ho capito io, non è sicurissima questa cosa qui. Qui stiamo andando al massimo, non è che va proprio, se no col P4 non va. Quindi al prossimo semaforo vuol dire che cambia, verde vuol dire che si mantiene, bianco vuol dire che devi rallentare. Si capisce niente, si capisce. Cioè, mo lo facciamo così e chi se ne frega. Salve! Ok, suoniamo a tutti i treni. No, di qua non si suona, solo con la levetta sinistra si suona. Vabbè, ci accontentiamo, ecco. Adesso noi qua dobbiamo andare in questo modo, e quindi mi sembra che stiamo mantenendo la giusta velocità, se non ci dà nessun problema. Io credo che questa sia la velocità giustissima. Quindi va bene così, direi. 170. Ok. Andiamo al massimo della velocità, tiriamo sto treno. Cioè, tiriamogli il collo. Cazzo, abbiamo un treno super veloce, devo andare piano secondo loro. Ma come si fa ad andare piano? In verde vuol dire che posso andare, tranquillo, spedito, viaggia. Che poi 2,25, là c'è scritto 140. Le velocità, le unità di misura non è che sono sempre standard. Cioè, oh, facciamo un gioco, perché farlo bello? Cioè, io ho la possibilità di fare un gioco. C'ho tutti i treni del mondo. Ok, 2,25 vuol dire che devo rallentare. Vabbè, teniamolo così in P1. Mettiamolo in P2 per avere un po' più di spinta. 2,25. Ma io ho visto che lampeggiava. Non mi ricordo adesso che voleva dire sto lampeggio. Il verde che lampeggia, che cazzo vuol dire? Ma come si fa a capirlo? Cioè, io dovrei essere un macchinista delle Ferrovie dello Stato proprio ufficiale per poter giocare a sto gioco. È un gioco, cazzo, non esistono i simulatori. I simulatori sono, cazzo, ce l'hanno, avranno alla NASA, hanno i simulatori. Ma solo lì, cazzo, questo è un gioco, fammi giocare, non mi rompere i coglioni, non mi rompere. Ok, 220, possiamo già passare in P1, va? Qui sta lampeggiando, che voleva dire lampeggio? Che devo mettere lo zero? Lo lascio così, lo lascio? Boh, non mi ricordo più che vuol dire lampeggiare verde. Cazzo, non me lo ricordo. Ok, vuol dire che adesso cambia. Quando lampeggia cambia. Sì, ma cambia sempre il 2,25, cambia. Devo frenare? Che faccio? No, che cazzo ti freni? Allora vai. Mi lampeggia il 2,25, mi lampeggia, sto coglione. Fa anche sbattere il filo sulla tastiera lì. Lasciamolo così a scorrere proprio, a scivolare. Ce ne freghiamo. Peraltro io guardo sempre se sto registrando. Sto registrando, vero? Sì. Mettiamoci P1. Ok, freniamo un po'. B minimo. Per entrare nei 200. Ok, 2,25. Mettiamolo a 0 di nuovo. Cioè, una volta è 200, una volta dopo 2,25. Che cazzo faccio? Scherzi? Scherzi? Scherza lui. 200, ok, 200 ci siamo, 200 ci siamo, 196, 100, 200 ci sta. Diamoci un P1 per darci un po' più di spinta. Cambia di 5 secondi, cambia. Ma vaffanculo, va. Il gioco è fatto proprio male. Non c'è un tutorial.
Se tu vuoi fare tutti i treni del mondo, tutti i treni del mondo devono avere un cazzo di tutorial, devono avere, non che mi fai incoglionire con sti cazzi di cifre che lampeggiano. Cioè, non capisco perché lì sotto c'è scritto 140, tu mi devi mettere le stesse cifre, non che mi rompi il cazzo con le cifre diverse, in unità di misura diversa. Qualcuno mi ha detto, però in Inghilterra hanno le miglia. Sì, ma là sono chilometri all'ora, quindi non c'entra un cazzo, non c'entra. Ok, zero. Qua lampeggia, mi lampeggia. Mettiamo un po' di freno perché qua siamo in discesa, siamo. E in discesa magari tende ad accelerare. Mettiamoci anche un 25 di freno, va. 18, 18 va meglio. 170, freniamo. Freniamo perché al prossimo dobbiamo metterci a 170. Freni? Freni o non freni questo cazzo di coso? 170 vuol dire che al prossimo... Ecco, mo è diventato di nuovo 200. Ma vaffanculo, va, gioco di merda. Facciamocela più lenta, chi se ne frega. Cioè, andiamo più piano. Intanto che cazzo devo fare? Mi cambia da un minuto all'altro, mi cambia. Non cambia solo ai 170, ok. Ci siamo. 170 in questa. 225, un'altra volta. Ma allora stupido, è stupido. Mi lampeggia 225. Non mi ricordo cosa cazzo vuol dire. Perché sono andato a cercare anche un minimo tutorial che il gioco non ha. Il gioco che vi sconsiglio, l'ho pagato 6,50€, sono tanti 6,50€, non li vale 6,50€ sto gioco. Vabbè, intanto vi passo davanti il cosino qua. Sono andato a guardarmi un tutorial, ma non si capisce un cazzo lo stesso. Perché comunque in italiano tutorial sul class 395 non ne ho trovati, ad essere sincero. Avrò cercato anche male. Qua è 200 adesso, però lampeggia, vuol dire che poi cambia. Quindi non sto neanche ad accelerare. Si capisce niente, non si capisce, lampeggia, è fisso, è verde, è bianco, è la gran mignotta, no? Peraltro quanto ci manca alla prossima destinazione? 3,82 miglia, ok, ci siamo. Cambia, aspetta che qua devo frenare un po'. 170, ok, mettiamolo di nuovo sullo zero. 200, prima era 170, poi 200. Cioè, secondo loro io posso accelerare, frenare, e sti cazzi... vabbè, oh. Vediamo qua cosa succede. 170, ok, 170 ci siamo. 170 che però lampeggia, non so cosa vuol dire sto lampeggiare. Vuol dire che è drogato, vuol dire. Boh, io non l'ho capito sto treno. Adesso provo a mantenere sempre la velocità minore rispetto a quella segnalata lì, però non l'ho capito. 160, freniamo un po'. Freniamo un po', freniamo un po', ci siamo. Ok, a zero. 160, 160 che lampeggia, non si ferma più, non si ferma. 2,21 miglia. 170 lì. E perché si è spostato mo quell'altro? Si sposta da un secondo all'altro. Cioè 130, frena. Frena 130. Frena un po' di più. Ok, intanto mi prude il ginocchio, cazzo. Mi prude il ginocchio, è una cosa assurda. Freni a 130 o no? Ok, ci siamo. 125, lo lasciamo così libero. 80, freniamo ancora. 80 però dovrebbe essere alla prossima. Oh, ti sbrighi di arrivare a 80 o no? Così, piano piano che ce la facciamo. Secondo me non ce la facciamo ad arrivare a 80 lì. Vediamo se ce la facciamo. Sì, dovremmo farcela. Ci siamo già. Ok, 0. Perfetto, così lo facciamo scivolare a 75. Non è che si capisce perché devo andare a 80 che poi è un 46. Cioè io arrivo fino in stazione, arrivo al massimo della velocità. Ok, qua è 0. E mo che vuol dire sto 0? Boh, che cazzo lo sa? Che devo forse frenare? Freno così, freno io però, Anche perché c'è la salita, già la salita mi fa frenare di brutto. Stratford International 80, vabbè, lasciamolo stare così. Andiamo a zero, chi se ne frega là che cambia sempre da un secondo all'altro, cambia il mondo, vedo il mondo da un oblò, vedo. E l'oblò in pratica non è un oblò, ma vabbè, non fa niente. Andiamoci un più uno. Se no ci stiamo fermando, ci stiamo. In salita ci fermiamo adesso. Non ce la fa in salita, non ce la può fare. Ok, forse ce la stiamo facendo.
80, 65, tutti i limiti del mondo. In pratica, a quanto vuoi andare vai questo cazzo di treno? 40 più 1. Ok, siamo entrati. Proviamo anche a rallentare, perché dobbiamo fermarci. Dobbiamo fermarci fra poco. Ok, abbiamo 0,16. 0,16 che cosa? Saranno miglia? Boh. Ok, andiamo un po' più avanti, siamo troppo lenti, se no. Ok, avviciniamoci un altro po'. B minimo, B minimo vuol dire break minimum. Minimum. Oh, forse, credo. Non ne sono sicurissimo, eh. Ancora di più, aspetta. Un altro po' a farlo scorrere. Aspetta, aspetta così che arriviamo lenti lenti, meglio lenti che mai. Ok, freniamo. Ok, fai scendere le persone. Persone scese. Vediamo dove dobbiamo andare poi. Raccogli i passeggeri a Stanford. Ok, li sto raccogliendo. E poi devo andare a dove? Boh, chissà. Vabbè, non ti preoccupare, ci penso io, ci penso. Se si sbrigano anche loro a salire, gentilmente, i passeggeri. Che cazzo. Vabbè, non diciamo parolacce. Peraltro qui non mi ricordo più i tasti. Se premo la B, che succede? Niente. Se premo la X, niente. Ah no, ecco, parla quello. E se premo la A? Ah, ok, eccolo. Vabbè, lasciamo stare, va. Chiudiamo tutto. No, no, chiuditi. B, ok, ho chiuso. Ho messo i fari. Ho messo i fari, però ho messo i fari, va bene. Che facciamo? Partiamo, signori? Possiamo andare? Faccio, io vado, più uno ci siamo, sta partendo piano piano, poi mettiamoci un P2, perché comunque dovete stare attenti qui, a restare sempre nella zona verde, altrimenti i passeggeri si cagano sotto, si cagano, hanno scelto il conducente sbagliato, hanno scelto qua, P3, ok, che stiamo prendendo accelerazione, e poi facciamo P4, tanto possiamo andare a 80. Cioè, non lo so, credo che possiamo andare a 80. Mettiamo un P3 che sennò acceleriamo troppo forte. P2. Tanto accelera lui, eh. Ah, qua possiamo andare a 100. Allora, P3 di nuovo, P4. C'è scritto 100, c'è scritto. 2,25, ok. Al massimo allora. Dag dal gas, porca troia. Ok, c'è scritto 2,25, io vado fino a 2,25. Non facciamo scherzi, non facciamo. Io non l'ho capita proprio sta cosa. Che qualcuno, tutti quanti avete scritto cercate il tutorial. Nessuno che mi avesse scritto come cazzo si guida su treno di merda. Vabbè, comunque, lasciamo stare. Il gioco non vi pare, eh? Non lo comprate. Ve lo sconsiglio proprio, ve lo sconsiglio. Cioè, non ha proprio senso. Cioè, non puoi fare tutti i treni del mondo. Belli, eh. Se poi c'è uno ha anche il rail control, non mi ricordo come cazzo si chiama, c'è un controller proprio per quelli che vogliono simulare veramente bene i treni. Ecco, fatti in quel modo è molto realistico, magari se ci fossero anche una checklist con delle procedure sarebbe fantastico. Però no, così che cazzo non si capisce neanche che stai guidando. Cioè, l'unica cosa che ho capito di questo gioco è accelera e frena, accelera e frena. Mi devi spiegare sto cazzo di cruscotto davanti che c'ho, cosa vuol dire verde, bianco? No, poi nel tutorial mi ha fatto 10 pagine sui, come cazzo si chiamano lì, sui semaforini. È uno verde, uno rosso, uno verde, uno bianco, due verdi, uno rosso, due verdi, due blu. I colori dell'arcobaleno mi faceva vedere, ma vaffanculo, va. Vabbè, tanto per dire. Avete capito che questo gioco a me non mi piace! Mi piace perché comunque a me mi piace i giochi simulativi, mi piacciono! Ma no, i giochi simulativi che per giocare cazzo devi avere la licenza di trenista. Andiamo in P2. Comunque è salita, quindi facciamo P3. Perché sennò non ce la fa a salire. 200 che lampeggia. E che cazzo vuol dire 200 che lampeggia? Scrivimelo, rallentare, fammelo fare un tutorial su questo treno. 160, ok, sono troppo veloce. Le pareva che ero troppo veloce. Ehi, siamo troppo veloci. Scivola. Rallenta un altro po', porca di quella puttana. Guarda che non mi scende la velocità. Ok, mi è scesa. 130, rallentiamo ancora, rallentiamo. Che cazzo ti devo dire?
Ok, 130, ce la fai? Ce la fai? Ce la fai? Ok, ce l'ha fatta. No, Massimo no, che cazzo fai? Massimo, aveva messo la velocità, i freni massimi, 60, freniamo ancora. Ok, freniamo così, freniamo un po' più delicatamente. Peraltro lì, guardate questo 0,50 come cazzo è scritto. Mille colori. Non capisco neanche dov'è il limite così. Rallentiamo un altro po' di più, mettiamo un 50% di freni. Cioè, me lo devi consigliare, cioè, o mi fai fare un corso da trenista. Mi dice, cazzo, se vuoi guidare questo gioco devi farti il corso da treno. Sempre da trenista, da macchinista. Ok, aspetta un attimo, che cazzo è sto rumore? Vai a fare in culo, vai. Ok, 60. Vediamo qua, acceleriamo un po', che sennò qua ci fermiamo. Troppo piano? Ok, comunque stiamo andando, eh. Ok, cos'è uscito? Non c'è più il limite. Ah, vai a quanto cazzo ti pare a te, in pratica. 25? Sì, ma ha lampeggiato il limite, se n'è andato quel bastardo. Vabbè, chi se ne frega? Chi se ne frega del limite? Chi se ne frega del limite? Se ne va, il limite lui decide di andarsene. Ecco, adesso che non c'è niente, io che cazzo ne so a quanto devo andare? Se non me lo dici, scusa, no, adesso dov'è il limite? A quanto cazzo dovrei andare io in questo momento? Boh, ma vaffanculo, va. E io che venga peraltro c'è due gialli. Bene, io passo, eh. Freno un po'. Freno un po'. Che ci manca 10. Frena ancora. Frena di brutto. Che siamo arrivati troppo veloci. Mi sa che dobbiamo fermarci adesso, eh. Qua dobbiamo fermarci, vero? Sì, c'è scritto che devo fermarmi. Ok, fermati. Ok, quanto cazzo devo fare? Devo stare qui? Raccogli i passeggeri. Che faccio? Apro? Boh, io apro le porte. Vediamo un po'. Perché non va? Ah, devo aspettare. È giallo. Devo aspettare. Ma che cazzo? Ma vai a fare in culo, gioco di merda. Ma che devo fare? Devo stare qui, devo stare. Credo che devo aspettare, cioè. Questa è un'altra cosa che non mi ha detto il gioco. Vai a fare in culo, gioco di merda. Mi devi dire, quando c'è la cosa arancione lì qui in basso, devi fermarti. Non che mi spieghi i semafori, mi spiega lui. Oh, i semafori. Ma vaffanculo, va, gioco di merda. Può darsi che questa sia l'ultima puntata, eh. Peraltro, cioè, è anche bello, non bellissimo, eh. Non pensate che sia il gioco dell'anno, però è anche carino. Ma cazzo devo fare qui? Devo aspettare qui, devo aspettare. Cioè, è anche carino guardarselo. Cioè, è divertente per uno che gli piacciono i giochi simulativi, per uno a cui piacciono, parliamo in italiano, per uno a cui piacciono i giochi simulativi è un gioco divertente. Ma io passo, che cazzo me frega a me? È giallo però. È giallo. Arrivo alle 13:47. Oh, io passo. Che cazzo ne so, è giallo. Io passo. Non mi frega niente. Cazzi tuoi se c'è un treno. Boh. E che cazzo li capisci sti giochi? Cioè, non è che me l'ha spiegato. Cioè, mi ha messo quella cosa lì arancione, che non vuol dire un cazzo, non vuol dire. Buh, io non l'ho capito. Eccesso di velocità, ma vaffanculo, va. Eccesso di velocità di merda. Eccesso di velocità. Guarda lì che mi toglie dei punti anche. Me ne sbatti in cazzo a me dei punti. A dirla in modo molto democratico. Sì, eccesso di velocità. Sì, non ti preoccupare. Ce ne sbattiamo i coglioni noi. Peraltro io che faccio? Ma arrivo qua e parcheggio. È finita qui la missione? Buh. Cioè, poi non dite che sono io, eh. È il gioco proprio che non ci fa capire. Anche perché diceva There and back again. Quindi vuol dire fin là e torniamo anche indietro. Certo che è sbrigato sto gioco. Deve esserci proprio uno bravo dietro a questo gioco, eh. La casa produttrice deve essere una proprio che ha capito come si fanno i giochi.
Ok, scivola un po' di più perché sennò siamo troppo corti. Vai un po' più in là. Ok. Un altro pochino, piano piano, che qua c'è sempre qualcuno che si vuole buttare. Li riconosco io. Frena, un altro pochino, aspetta. 4 a 3, freniamo tutto, anzi all'1 freniamo. Freniamo così. Salve! Sono arrivato. Ok, io direi di parcheggiarci anche qua. Ok? Facciamo scendere. Perfetto. Poi dove vado? Vado a investire le persone. Devo forse cambiare visuale. Ah, qui intanto le persone escono e passano nel... Dove cazzo? Come cazzo? Camminano questi, oh. Boh, io devo stare qua. No, poi mi spiegherà lui dove devo andare. Mettiamoci un altro po' di freno, che qua non si muove un attimo. Che faccio? Devo andare indietro dopo? E quindi che faccio? Come faccio a sapere dove sono? Qua devo fare una chiamata.